Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo la Walksnail VRX, se volete acquistarla trovate il link in descrizione. L'Avatar VRX è un modulo esterno che permette di usare degli occhiali analogici abbinati a delle VTX Walksnail. In questo modo saremo in grado di aggiornare tutti i nostri modelli in digitale senza necessariamente comprare un nuovo visore. Vediamo subito cosa troviamo all'interno della confezione. Abbiamo il modulo, una guida veloce, due antenne unidirezionali, due pad, un set di viti per fissare il modulo, un cavo mini HDMI e un cavo per l'alimentazione. Il modulo risulta essere molto compatto con una lunghezza di 11 cm e un'altezza di 5 cm. La profondità è di soli 2 cm, considerando anche le antenne che sporgono leggermente in avanti. A proposito di antenne, abbiamo una coppia di patch con polarizzazione LHCP e una coppia di omnidirezionali sempre con polarizzazione LHCP. Il connettore per le antenne è di tipo RPSMA come da tradizione Caddx. Ritornando nella parte frontale troviamo una ventola che si occupa della dissipazione del modulo in modo da evitare che si surriscaldi. Nella parte inferiore abbiamo un connettore mini HDMI, sebbene ci sia scritto solo HDMI, vi confermo che il connettore è di tipo mini HDMI. Passando sul lato sinistro del modulo abbiamo l'ingresso per la microSD e quello per l'alimentazione. Per quanto riguarda la microSD sono supportate quelle fino ad un massimo di 256 GB. La microSD andrà acquistata a parte perché in dotazione non viene fornita. Per quanto riguarda il connettore di alimentazione invece sono supportate le lipo da 2 a 6 celle. Per concludere nella parte superiore abbiamo un joystick a 5 vie, il tasto bind, i due connettori per le omnidirezionali, il supporto per il visore e due tasti funzione. A questo punto è venuto il momento di collegare il modulo agli occhiali. Per quanto riguarda il supporto io ho riciclato quello SharkBite, ma su Thingiverse si trovano svariati progetti per collegare il modulo ai vari modelli di occhiali. Vi lascio qualche link in descrizione. Iniziamo rimuovendo questo piccolo supporto con la chiave esagonale. Ora lo inseriamo in questo modo e lo blocchiamo con la vite. Non stringete completamente la vite in quanto il supporto deve essere in grado di muoversi. A questo punto avrei dovuto fissare la VRX al supporto, purtroppo però nel farlo l'ho spaccato. In effetti il supportino risulta essere molto fragile. Per fortuna su Thingiverse si trova il modello 3D, quindi se lo rompete come ho fatto io è possibile farne uno nuovo con la stampante 3D. Come vedete ho montato tutto e anche la versione stampata in 3D fa il suo dovere. Adesso, ancora prima di mettere il cavo HDMI e vedere il collegamento con gli occhiali, procediamo all'aggiornamento firmware del modulo. Per farlo ci servirà una microSD che, come ho detto, non viene fornita in dotazione. Iniziamo scaricando il firmware che si trova in questa pagina Google Drive. Vi lascio il link in descrizione. Come vedete nella pagina ci sono diversi file, vediamo meglio quale scegliere tralasciando il numero versione dato che cambia ad ogni release. Avatar GND è il firmware per aggiornare gli occhiali FPV. Avatar SE GND è per aggiornare il modulo VRX che è quello che interessa a noi. Infine Avatar Sky è il firmware per le unità video. Quindi ritorno nella pagina Google Drive e scarico Avatar SE GND cliccando qui. A questo punto copio il file che ho scaricato nella radice della microSD. Poi faccio rimozione sicura dell'hardware. Adesso inserisco la microSD nel modulo Walksnail. Il prossimo passaggio sarà alimentare il modulo. In questa fase non c'è bisogno di collegare anche gli occhiali. Dopo aver inserito la microSD e alimentato il modulo, per far partire l'aggiornamento firmware è necessario premere il tasto bind per 8 secondi, fin tanto che non sentite il primo beep. Dopo aver lasciato il tasto bind, il modulo si riavvierà e partirà l'aggiornamento firmware. Durante l'aggiornamento il modulo continuerà a beepare per circa 5 minuti. In questa fase è importantissimo non scollegare l'alimentazione, ma lasciare fermo il modulo fino a quando non smette di emettere alcun beep.
A questo punto velocizzo un po' il video, come ho detto l'aggiornamento impiega circa 5 minuti. Perfetto, a questo punto possiamo dire che l'aggiornamento è completato. Passiamo al collegamento con gli occhiali, come vedete ho già inserito il cavo mini HDMI sia sul modulo che sul visore. Per quanto riguarda l'alimentazione, il modulo può essere collegato anche con dell'SIS, tuttavia dobbiamo considerare l'input massimo degli occhiali perché non possiamo usare una 6S per alimentare gli HDO. Per questo motivo userò il case Fat Shark abbinato allo sdoppiatore che ci fornisce WalkSnail, in questo modo alimenterà 2S sia il modulo che gli occhiali. Un'altra considerazione da fare è che gli occhiali analogici sono impostati per funzionare con moduli analogici, quindi per attivare il modulo digitale bisogna spingere questo piccolo joystick verso il basso. Per i visori di altre marche fate riferimento al manuale di istruzioni del vostro modello per capire come attivare l'ingresso HDMI. A questo punto è venuto il momento di fare il bind con la VTX, per farlo è necessario collegare l'alimentazione al modello, quindi per motivi di sicurezza è sempre meglio rimuovere le eliche. Iniziamo alimentando sia la VTX che il modulo. Quindi per prima cosa premiamo il tasto bind nella VTX. Poi premiamo il tasto bind nel modulo. Ok, come vedete luce verde, il bind è andato a buon fine. Per concludere diamo uno sguardo all'interfaccia dei menu e visto che è difficile inquadrare gli occhiali userò queste schermate prese dal manuale di istruzioni. Nella pagina canali semplicemente scegliete la frequenza che preferite, queste sono allineate a quelle DJI e alla wristband per l'analogico. L'unica differenza con la wristband è che i canali 6 e 7 slittano in avanti di una posizione e il canale CHP prende il posto della wristband numero 6. Il canale CHP è la frequenza pubblica, usate questa se volete dare agli altri piloti la possibilità di visualizzare il vostro volo. Nel menu settings abbiamo la configurazione del modulo, le cose da considerare sono la potenza di trasmissione che regolate secondo le vostre esigenze e la risoluzione che può essere impostata a 720p o a 1080p. A tal proposito bisogna specificare che non tutti gli occhiali supportano la modalità 1080p, nel caso abbiate selezionato 1080p e gli schermi diventano neri è perché il visore non supporta questa risoluzione. In questo caso bisognerà premere per qualche secondo il tasto indietro e il modulo ritornerà automaticamente in modalità 720p. Nel menu playback potete rivedere i DVR, è possibile attivare o disattivare l'USD per avere più o meno informazioni. Ed eccoci arrivati alle considerazioni finali e devo dire che questo modulo esterno WalkSnail risulta essere molto interessante per chi ha già un occhiale analogico e vuole avvicinarsi al mondo del digitale. In rete si è parlato molto di risoluzione ed FPS e devo dire che nelle prime prove che ho fatto con i miei HDO, che non sono di certo tra i modelli migliori in commercio, l'esperienza di volo è risultata molto piacevole e soddisfacente e non ho riscontrato alcun problema di sorta nell'utilizzo. Il mio consiglio è di prendere la VRX ed usarla nel vostro occhiale senza mettervi troppi problemi, se hanno un ingresso mini HDMI sono in grado di far funzionare il modulo. Come ho detto, anche se la risoluzione e gli FPS non sono al massimo, l'esperienza è molto piacevole e risulta essere anni luce avanti al vecchio sistema analogico. A questo punto, visto che il modulo è montato, non rimane che procedere per un test di volo, ma questo lo vedremo la prossima volta. Quindi per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventando miei patrons cliccando il link a fine video.